20 e 13 minuti, brividi giallorossi per il successo della Roma soltanto al 91esimo, grazie a Perotti che ha spalancato naturalmente la porta per la Roma al Champions diretta in risposta al 4-2 del Napoli. Vai, vai. Chiediamo scusa a Paolo Zauli, interrompiamo e ci permettiamo di farlo perché il momento è a dir poco emozionante. Le note del gladiatore, l'ingresso in campo di Francesco Totti. Al centro del manto verde dello Stadio Olimpico, un'enorme maglia numero 10 con il nome Totti impresso sopra. Il capitano che adesso ha superato il boccaporto che poi inoltra all'interno del campo e 70.000 cartoncini giallorossi che si sono alzati. L'unica zona sgombra è la curva sud che fa sventolare le sue bandiere e i propri vessilli. Una enorme bandiera con scritto sopra Totti ed il numero 10. Sui tabelloni luminosi e sui grandi tabelloni dello Stadio Olimpico ora si intravedono i tifosi sui cui volti sgorgano copiosissime le lacrime, poc'anzi le immagini di una carriera, le corse a Trigoria, i gol meravigliosi in pallonetto all'Inter, alla Lazio, la Coppa del Mondo baciata assieme a Daniele De Rossi, colui il quale ha definito un fratello. Ora Francesco Totti è sotto la tribuna d'onore, ora ha alzato le braccia, ora va a battere il 5 e ad abbracciare il suo presidente James Pallotta, che lo bacia appassionatamente sulla guancia e gli sussurra delle frasi all'orecchio, una cosa che non è presa benissimo dal pubblico della Roma, che evidentemente non ha visto nel trattamento della società al suo campione prediletto, al suo figlio prediletto, al figlio prediletto di questa città, della capitale, un trattamento idoneo appunto alla grandezza del personaggio. Intanto però Francesco Totti continua a ringraziare tutti dalle tribune con i fotografi che lo inseguono, con i compagni di squadra che sono lì all'altezza della panchina giallorossa, quella occupata anche da Luciano Spalletti. Tutti hanno indossato la sua maglia, la maglia numero 10. Sono 25 anni che abbiamo modo di raccontare le prodezze di questo calciatore inarrivabile, di questo fuori classe, il più grande calciatore italiano di tutti i tempi, che ha giocato in quattro ruoli, da seconda punta, da punta centrale, da alla sinistra, da mezzala, che ha segnato più di tutti nell'era moderna, più di 300 gol con le sue due maglie, la maglia della Roma ovviamente, quella della nazionale, maglia con la quale ha vinto la Coppa del Mondo in Germania nel 2006, maglia che adesso incastonata in una cornice argentea può sollevare al cielo di Roma ed il tribuno ed il dono, il tributo ed il dono fattogli dal suo presidente James Pallotta. Ricordiamolo, quel mondiale in cui Francesco Totti, al quale Francesco Totti arrivò a seguito di un gravissimo incidente, strinse i denti, Marcello Lippi lo aspettò, gli diede fiducia e Francesco Totti lo ripagò alla sua maniera, non solo con un rigore decisivo nella partita contro l'Australia. Ora Francesco Totti che si asciuga il volto, le lacrime non le trattiene più, non le trattiene più, è scoppiato emotivamente perché sono arrivati la signora Ilary Blasi e i suoi figli ad abbracciarlo ed è evidente che il momento è emotivamente troppo coinvolgente per non condirlo con delle naturalissime e umanissime lacrime. Quel mondiale, dicevamo, in cui quel calcio di rigore contro l'Australia, in cui il record degli assist, così recita la classifica FIFA Mondiale 2006, tra i calciatori di quella rassegna iridata, furono di Francesco Totti, di quella Coppa del Mondo anche condita da grandi giocate, nonostante la condizione fisica perlomeno precaria. L'abbraccio con la moglie, la donna di una vita, possiamo francamente dirlo, una coppia meravigliosa. Sullo sfondo le note di Antonello Venditti, un momento è veramente molto emozionante, gentili ascoltatori, non fatichiamo a dirvelo, anche noi che abbiamo avuto la fortuna. Francesco, ti sentiamo, sì, ti sentiamo veramente anche sì, sensibilmente commosso, ma del resto è impossibile non esserlo. È impossibile in questo momento perché comunque questo ragazzo ha viaggiato con noi, ci ha dato modo di raccontare delle imprese memorabili con la maglia della Roma e quelle della Nazionale insieme a Riccardo Cucchi e a Bruno Gentili in quella 2006, in quelle zone miste in cui tutti si accalcavano per cercare una battuta da Francesco Totti, zone miste molto molto faticose lavorativamente parlando, ed ora con il più piccolo dei suoi figli in braccio Francesco Totti si appresta al giro di campo. Ci sono la signora Blasi, anche Cristian e Chanel, ovviamente il primo genito e la seconda genita. È insomma momento veramente molto coinvolgente dal punto di vista emotivo, ma come non ricordare questo ragazzo, questo calciatore, anche per quello che ha fatto fuori dal campo, cose che in pochi conoscono e che lui non vuole pubblicizzare, ma cose di un'enormità sconvolgente e che veramente gli fanno onore. Come
hanno fatto onore 25 anni di carriera, che sono stati ricordati oggi dai campioni più importanti di questo sport, da Steven Gerrard, a Diego Armando Maradona, a Paolo Maldini, a Dave Beckham, a tutti i giocatori più forti che ancora calcano le platee più importanti del mondo, al capitano del Real Madrid, campione di Spagna e d'Europa, Sergio Ramos, insomma a tutti quei giocatori che hanno voluto tributargli un riconoscimento, riconoscendolo a loro volta come uno di essi. Forse abbiamo detto il più grande giocatore italiano di tutti i tempi, perché capace di giocare quattro ruoli, capace di segnare 300 gol e passa, capace di confezionare assist in numero, in quantità assolutamente industriali, capaci di regalare gioie ed emozioni anche a chi romanista non è. E anche Luciano Spalletti lo vediamo emotivamente molto provato, anche per lui potrebbe trattarsi con ogni probabilità dell'ultima panchina di questa sua seconda edizione romanista, nel corso della quale è riuscito a portare la squadra al secondo posto in classifica. Le lacrime sciolgono i volti dei tifosi della Roma in tribuna. Francesco Totti sta salutando tutti. La maglia che è stata dipanata, sciolta, enorme, all'interno del terreno di gioco è lì ad aspettarlo, così come tutti i suoi compagni di squadra che evidentemente vogliono festeggiarlo. Ora Francesco Totti è sotto la curva nord, immaginiamo il giro largo, immaginiamo il momento più emotivamente coinvolgente, quando il numero 10 sarà sotto il feudo del tifo romanista, forse gli spalti più caldi dell'intero calcio europeo. La curva sud è quella che ha saputo scandire con le sue coreografie, con i suoi cori, con i suoi incitamenti, con le sue sciarpate, con le sue bandiere, 25 anni di una carriera praticamente inarrivabile, quella di Francesco Totti, che ora sosta sotto la curva nord. Sotto quella curva, durante un derby, proprio Francesco Totti arrivò a porre una corona di fiori, perché era stato ucciso Gabriele Sandri e perché lui, figlio di questa città, come il povero Gabriele Sandri, volle riconoscere quella morte, volle riconoscere quell'enorme dolore, volle riconoscere nelle lacrime dei tifosi biancocelesti la possibilità di donare dei fiori, e lo fece con una lunga passerella che dalla curva sud lo portò, ripetiamo, con un mazzo di fiori sotto il feudo del tifo biancoceleste, proprio sotto la curva nord, a deporre quel dolorosissimo mazzo di fiori. E forse proprio per questo motivo, e anche per questo motivo, il feudo del tifo biancoceleste, quella curva nord avversaria, ha saputo riconoscergli un tributo anch'esso importante. E il segno, come dicevano al Chievo Verona, a Verona, i dirigenti del Chievo Verona la scorsa settimana, che Francesco Totti è un campione senza colori, forse è un campione che appartiene a tutti per la sua grandezza, per la sua umanità, per la sua capacità di farsi riconoscere negli errori senza veli, senza meschinità, senza nascondersi, dallo sputo a Poulsen, al calcione a Balotelli, a accertamenti e atteggiamenti magari guasconi, che però sono sempre stati fatti alla luce del sole, senza mai nascondersi, assumendosene le responsabilità. Anche i calciatori li vediamo molto emotivamente coinvolti, a partire da Daniele De Rossi. Qualcuno in questa città ha favoleggiato di contrasti tra i due, in realtà i due sono fratelli, i due sono figli di questa città che è madre, ovviamente, in questo caso di talenti come quello di Francesco Totti, come quello di Daniele De Rossi, come quello di Alessandro Florenzi, romani, romanisti, ripetiamo, figli di questa città. Ancora braccio al cielo per Francesco Totti, che non si capacita evidentemente di come questo suo giro di campo possa essere l'ultimo. Ancora sguardi attoniti dei tifosi della Roma, dagli spalti che lo accompagnano in questo suo cammino che sembra non aver mai fine. Noi ogni volta che abbiamo descritto un gol di questo calciatore abbiamo semplicemente detto il numero delle marcature. Anche Carlo Verdone adesso, visibilmente commosso, compare sui tabelloni luminosi dello Stadio Olimpico. Carlo Verdone, che è amico, è uno dei primi tifosi di Francesco Totti. Abbiamo, come dicevo, sempre scandito il numero dei gol di Francesco Totti, quasi a volerne sottolineare la grandezza, quasi a voler dare al pubblico romanista questo ulteriore motivo di pensiero a proposito del suo capitano. Come questo ragazzo riuscisse ogni volta, anche grazie ai numeri inarrivabili, a stupire le platee. Claudio Amendola, pianto a dirotto di questo altro attore. Francesco, è come se questo giro di Totti fosse un abbraccio a tutti i tifosi che lo stanno veramente celebrando. È incredibile, penso un'emozione che è non incredibile. Si... Pazzesca, Sabrina Ferilli non si tiene più, nemmeno lei, e anche lei sgorga in un pianto dirotto. I bambini con la fascia sulla testa, c'è solo un capitano. Alcune ragazze che non riescono nemmeno a guardare quello che sta succedendo, tanto non riescono a trattenere le lacrime. In questo
questo momento la testa, la mente, il cuore di questo formidabile campione saranno in subbuglio, così come sono in subbuglio i cuori e gli animi dei suoi tifosi e dei suoi compagni di squadra, immaginiamo della sua signora, di sua moglie Ilari e dei suoi figli che lo accompagnano in questa lunghissima passerella. Si è fermato ora davanti alla tribuna Tevere Francesco Totti e si avvicina lentamente con un passo diremo così quasi marziale vicino al feudo del tifo romanista, alla curva sud, mentre addirittura adesso le note di Giù la testa, le note di un grande film di Sergio Leone che compaiono, compare anche il volto di Luciano Spalletti che viene sovvissato dai fischi, non perdonano niente a chi è stato in qualche modo un ostacolo per la gioia di questo capitano che non vuole fermarsi. Adesso sì, si è fermato, non riesce ad andare avanti nemmeno lui, non ce la fa nemmeno lui, è un momento pazzesco. Accanto a me anche la collega di Rai Sport, vice direttore di Rai Sport, Donatella Scarnati, vediamo provata anche lei. Lei ha seguito per tantissimi anni Francesco Totti, è stata lei l'autrice di un'intervista che ha fatto tanto tanto scalpore. Francesco Totti fa fatica ad avanzare, si mette le mani sul volto, Stefano El Shaarawy fa altrettanto, Vito Scala, l'uomo che lo ha seguito da sempre, lo ha accompagnato da sempre, va ad abbracciarlo e va in qualche modo a sostenerlo in questi ultimi metri che lo separano da quello che è, ripetiamo, il feudo, che è la culla, che è il cuore pulsante del tifo dell'AS Roma, che è la curva sud che comincia ad innalzare nel cielo della capitale i suoi vessilli giallorossi, le sue sciarpe, le sue bandiere. Ancora una volta queste note che sottolineano questa camminata struggente di Francesco Totti, che ora abbozza un sorriso quasi a voler consolare i suoi tifosi che non ce la fanno più, che proprio fanno fatica a trattenere le lacrime, che in effetti non sono riusciti a trattenere le lacrime. Difficilmente, gentili ascoltatori, abbiamo avuto l'occasione di raccontare un momento così taccante dal punto di vista emotivo. Persino James Pallotta appare provato, ma è ovvio che i riflettori, che le telecamere, che gli occhi siano tutti per questo campione inarrivabile, siano tutti per Francesco Totti, che in questo momento sta mettendo in mostra, mettendo a nudo anche la sua umanità, la sua debolezza rispetto a un momento così difficile da superare. È il momento in cui un calciatore che ha illuminato tutte le platee del mondo appende gli scarpini al chiodo, lascia la maglia giallorossa che è la maglia della sua vita. Vito Scala gli fa cenno che c'è qualcuno in tribuna Tevere che deve salutare con maggiore affetto, qualcuno evidentemente di sua conoscenza. Ed infatti Francesco Totti si ferma davanti ai bambini, davanti alla tribuna occupata dalle famiglie dei bambini. Vorremmo dirvi, gentili ascoltatori, quello che ha fatto questo giocatore per tanti bambini che non sono stati baciati dalla fortuna, ma non è il momento questo, ci penserà probabilmente lui che adesso viaggia accanto alla moglie e si avvicina alla curva sud e non ce la fa assolutamente, è troppo difficile anche per lui, perché quella curva l'ha accompagnato per 25 anni, perché quella curva ha esultato, è scoppiata d'amore per le sue prodezze, i gol li sforbiciata, i gol sul calcio di punizione, sul calcio di rigore, sul pallonetto, con le conclusioni da lontano, con le giocate fantasmagoriche di questo campione irraggiungibile. La signora Blasi gli si avvicina all'orecchio, gli sussurra qualcosa, evidentemente ultimi suggerimenti, mentre la curva sud intona un capitano, c'è solo un capitano, lui è un uomo di famiglia, è un ragazzo di famiglia, ha sempre detto dall'inizio della sua carriera, da giovanissima età, che avrebbe voluto una moglie e tantissimi figli, ci è riuscito, ha coronato il suo sogno, ha coronato i suoi sogni. Questa è una storia italiana, una storia romana sì, ma italiana, di un ragazzo che è riuscito a raggiungere tutti i suoi obiettivi e l'ha fatto con la grandezza del campione, e quel campione che ora è all'altezza dei distinti sul lato tribuna Tevere, per intenderci, per coloro che non sono romani, quella tribuna che è di fronte alla nostra postazione, la postazione cronaca, le note di Antonello Venditti che adesso vanno a riempire lo stadio con l'inno giallorosso, l'inno della Roma, proprio nel momento in cui Francesco Totti va ai piedi del suo regno. Quello è il suo regno, questo è il suo stadio e quello è il suo regno. Roma è la sua città, la Roma è la sua squadra, giallorossa è la sua maglia, numero 10 è il suo numero, la fascia è quella di capitano al braccio ed il suo regno, la curva sud, è pronto ad accoglierlo come uno di loro, come uno di quei tifosi che ogni domenica, ogni sabato, in questo calcio diventato spezzatino, ma che non riesce a distruggere i sentimenti, va ad affollare quegli spalti per sventolare dei vessilli di colore giallo e rosso, per supportare questa squadra, si inchina
Francesco Totti davanti alla curva sud e applaude mentre i suoi seguaci, i suoi tifosi sono in delirio per lui. È il momento più toccante, gentili ascoltatori, che ci sia stato mai dato modo di raccontare. È un momento incredibile questo in cui la sua città, la città, saluta il suo campione, il suo figlio prediletto. Mani sulla testa per Francesco Totti, come a voler dire: è finita qui e io non ce la faccio più a non piangere, è finita qui e io non ce la faccio più a non mostrarvi tutti i miei sentimenti, a non mostrarvi tutta la mia gratitudine, a non mostrarvi tutta la mia commozione, a non mostrarvi tutte le sensazioni che sto provando in questo irripetibile, per quanto triste, momento. Eccolo Francesco Totti ancora passeggiare sotto la curva sud, eccolo Francesco Totti concedersi all'abbraccio dei suoi tifosi, cantare con loro l'inno della Roma, l'inno che ha sentito tantissime volte quando iniziava la partita, quando si apprestava a scendere in campo, quando versava le ultime gocce di olio canforato sui suoi preziosissimi muscoli, quando vestiva la sua maglia colore dell'oro e del sangue. Oggi l'ha fatto per l'ultima volta, la maglia numero 10, la maglia con sovrimpresso il suo nome, ed adesso staglia il suo sguardo verso quella curva, occhi inondati di lacrime, lacrime che vengono ovviamente ricambiate dai suoi tifosi, dai suoi seguaci, da coloro che l'hanno seguito per questa corsa magnifica durata 25 anni. Mettiamoci nei panni, nel cuore, nella testa, nell'anima di un tifoso della Roma che ha visto giocare il calciatore più forte di tutti i tempi della storia del calcio italiano con la sua maglia. Bene. Con i suoi colori. E Francesco Totti saluta la curva sud e ora si appresta a festeggiare con i propri compagni di squadra. Grazie, grazie a Francesco Repice che naturalmente ci ha fatto vivere e vedere le emozioni di Francesco Totti.